manca ancora una cosa fondamentale, appunto, un bel tagliando al motore e soprattutto risolvere un problema agli iniettori. Vedi come ha pulito la decarbonizzazione tutta la parte. Incredibile quando si è pulita quella parte lì. Perché è qui che si fa praticamente tutta la, i residui carboniosi. E quindi lui magari gira ma non viene su. Perché qua si fa la capocchia, vedi che è tutto. Sì. Raga, guardate cosa in mano, l'iniettore. Alla fine è uscito più facilmente di quanto pensassimo. In realtà è Antonio che è bravo, non è che. È uscito facilmente e sarei andato in crisi. Ed ecco lì il foro. Allora, Tony aveva smontato i primi due, che erano quelli più incrociati. Io ho smontato gli altri due, ce l'ho fatta. Ho avuto un buonissimo insegnante. Ora, ho cercato di pulire. Ho cercato di pulire il più possibile. Però secondo me va ancora pulito, ma voglio capire come. Ora vado a chiedere. Questi qua in realtà non dovrebbe cambiare nulla. Cioè? Se tu il primo lo metti al quarto non... Però siccome gli iniettori sono finiti e poi dopo vai a scoprire che quella serie aveva gli iniettori codificati, quindi qua sulla plastica purtroppo non possiamo fare grandi cose se non questa. Aia. Dagli una sgrossata. Sì. Non saranno bellissimi, ma sì vabbè. Aspettate che non perdano più. Mettili così e manualmente li pulisci. Ok. Poi una volta tolto il grosso, perché li passi sulla spazzola e rovina. Sì, no. La plastica è meglio che siano un po' più brutti. Li fai così. Lavoro de merda, ma qualcuno lo deve fare. Assolutamente. E ti tocca. Ok. Seguimi il connettore lì e qua mi fermo fin dove la parte poi che si inserisce là. Allora, da qua. Sì, sopra posso andarci un po' più convinto, a parte la bella plastica. Qui lo fai a mano perché sì. Tanto con la spazzola fin là sotto non arriviamo. Ma lì c'è. Ecco, mettici poi il tappo sì. E poi tutto questo togli il più grosso con la schietta e poi lo possiamo fare sulla spazzola. Okay. Sull'iniettore non bisogna mai spazzolare certo, questa dove parte. Esce qua. Esattamente così. Ci sono dei microfori qua. Ah ok. Vedi si intravedono. Sì. Uno, due. E questa parte qua non devi mai. Puoi spazzolare qua attorno, ma leggero. Sì. E però bisogna pulire bene questo qua che è la sede. Sì. Perché se questo qua non lo pulisci bene bene bene, tu metti la guarnizione e poi dopo poco perde. Quindi qui è importante. Boh, poi una volta fatto quello sì. Si usa questo. Adesso cerchiamo una misura, dovrebbe essere forse questa, quindi vediamo. Lo metti. Dovrebbe bene anche questo. Okay. Semplicemente questo qua va a farti la sede del. Quello in fondo? In fondo sulla testa per tenere la guarnizione perfettamente. Ti la pulisce bene bene. Esatto. Poi lo metti poi giù qua. Qui c'è la chiave. Si gira. Tu giri piano piano. Per essere dignotto? Per fare le sedie. Eh sì, perché sennò tanti lo schifo però che gratta va dentro, sì. Come? Lo schifo che gratta lui. Allora, in realtà no, perché c'è il perno che va giù. Quindi in questo momento è chiuso il buco. Ah, ok. Quando tiri su? In realtà la maggior parte si attacca all'utensile, in okay. Teoria. Poi adesso con la pistola, vedi com'è? Che è rimasto, la maggior parte è rimasta lì. Sì. Se tu con la pistola metti, gli dai il colpo così, cioè nell'angolo, cerchi di prendere il foro, ci esce fuori, non so, vai.
Lui te la butta fuori. Sì, sì. Poi ne andasse qualche pezzettino sì. piccolo. Amen. Non fa assolutamente nulla. È ovvio che non devono cadere i pezzi grossi. Come avete visto prima con la GoPro, abbiamo ripulito tutto quanto dallo schifo che c'era. È stata dura, ma un po' a turno abbiamo finito tutto. Adesso Antonio ha pulito benissimo anche la sede dove andrà a appoggiarsi la rondellina. E ora vi faccio vedere qual è la madre dei problemi. Le tue in mano. Ah sì, queste cose sono quelle nuove. Sì. Cioè, voi direte, ma tutto sto bordello, per cosa è successo? Per via di queste mini rondelline. Cioè, praticamente queste sono quelle vecchie. Sì, questa qua era una di quelle che sfiatava. Praticamente questa teneva ancora un po', questa e questa erano andate. E si vede chiaramente la differenza con sì, perché nuove. Guarda il diametro del foro, vedi? Sì, anche perché queste sono originali Mercedes, quindi queste in origine erano identiche erano a queste. Così, esatto. Non è che sono diverse. Infatti qua si vede questa, come si chiama? Bombatura, no? Sì, vedi che il foro non è rotondo, sì. È un po' triangolare. Ha mangiato tutto, ha un dritto, quindi, esatto, montare. Ha allargato il foro. Non dico proprio per montare, essendo che triangolare. No, no. È bombata tutte e due, okay. Le parti. Non, questo qua poi sull'iniettore. Aspetta, ok. Cioè voi pensate che una rondellina piccola così ha fatto tutto sto casino, fondamentalmente. Esatto. Si è consumata e delirio. E quando uno si chiede, erano solo quattro rondelline. Effettivamente costano poco. Sì, loro sì, 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 una giornata di lavoro dietro. Però loro costano poco. Adesso cosa ci stai mettendo? Questo qua è un po' di grasso resistente al calore. In okay. realtà non serve. Però mi piace metterli dentro ingrassati. Ci hanno ordinato 6 metri di cavo nero, 6 metri di cavo rosso, ma di quello rosso ci hanno mandati 2 metri in meno. Sì, non so se 2 in meno, ma è più corto. Cioè, il linea d'aria arriva, però non è che vada proprio dritto per arrivare fin qua. Perché se il buco viene fuori. L'unico è provare. Quindi però cosa ci servono questi cavi? Cosa stiamo facendo? Stiamo facendo passare i cavi per l'impianto a litio, infatti sono cavi giganti perché teoricamente caricheremo sui 180 ampere e saranno cavi importanti. Pluto ne aveva già due che passavano, erano da 20 mm quadri, ma noi ora li montiamo da 50. E bom, adesso vediamo se ci basta, nel caso non ci bastasse con i 20 mm quadri vecchi che abbiamo ne mettiamo tre insieme e li giuntiamo. Diciamo che avrei preferito avere un cavo unico, ma certo. Ci si adatta, anche perché comunque sarà da aggiuntare anche comprarsi un metro in più, perché con quello che costa sicuramente non vado a ricomprare altri 6 metri, anche se sicuramente contatterò il venditore per capire. Bene, però in tutto questo c'è una notizia positiva. Che abbiamo il ponte. Abbiamo il ponte e ho ricevuto un regalo, abbiamo. Ah sì? Sì, però sì. Io ce l'ho addosso. Allora lo faccio vedere, io non ancora perché non volevo sporcarlo. La canotta vuole la road garage, cioè, e fino anche la maglietta, abbiamo anche una felpa. Spettacolo. Che ci dividerà. Metteremo anche gli adesivi dopo. E metteremo anche gli adesivi. Figata.
tardi quanto andare su, che non è quello. Va bene. Ragazzi, lì che progetta, che da tutto, non è che ogni volta c'è una telecamera, appena si rende conto che c'è una telecamera lui cambia faccia, la fa. Aggancio. Agganci lì. Questo se vuoi te lo prendi. Qualche parte. Ecco, allora lo guardi dal tubo, giusto? Sì. Vedi che piano piano inizia a schiarire. Sì. Quindi cosa stai facendo, Filippo? Sto cambiando il vecchio liquido dei freni che mi ha insegnato il buon Antonio. Allora, abbiamo mangiato un boccone al volo, poi ci siamo ficcati sotto Pluto e abbiamo approfittato del ponte per fare un po' di lavoretti ostici, alquanto ostici. Ora prendo una torcia e vi faccio vedere, che è qua. Allora, abbiamo fatto... Dove sono? Fascetta per sera. Grazie, merci beaucoup. Ok, comunque, abbiamo fatto passare i cavoni giganti da 50 mm quadri per caricare appunto i famosi 180 ampere o giù di lì. Per il tracciato abbiamo usato lo stesso che c'era già prima, perché c'erano i due cavi della pedana per i disabili che avevamo montato gli installatori certificati e tutto quanto. Non è il massimo, ma senza stare a forare il telaio è la soluzione più sana. Non abbiamo messo tutto dentro il corrugato perché sono veramente grossi come cavi, non ci stanno nel corrugato. Poi c'è chi mi dirà, ma guarda che esiste anche il corrugato più grande, sì, va bene, ma no. Però nei punti dove ha contato col metallo, Sere ha tagliato i pezzi di corrugato e gliel'ha messo intorno in maniera tale che non rischiamo che si tagli. Più che altro il positivo, perché il negativo, se anche tocca il telaio non succede niente, il positivo potrebbe creare dei problemi, anche se sarà sottofusibile e quindi poco grave. Allora, i cavoni sono quelli, diciamo che si notano perché sono l'unica cosa bella pulita e lunga. Oltre a questi cavoni che vanno fin dietro, qua Sere sta fissando i cavi per la pompa del cinebasso, che abbiamo messo, scusa, qua esattamente lì, prende direttamente dal serbatoio. Avevamo già un tubo che pesca dall'interno, che è quello del preriscaldatore motore originale. Allora, la GoPro come sempre si è scaricata, era al 30%, spegnimento, batteria scarica, poi non possiamo neanche dire che sia vecchia perché ha neanche un anno, ma vabbè, è così. Comunque stavamo dicendo che abbiamo messo i tubi del cinebasso, cioè i tubi, il cavo per alimentare il cinebasso. E poi Antonio mi ha fatto vedere il primo e abbiamo anche cambiato il liquido dei freni, che non era mai stato cambiato, quindi buona cosa, ma quello l'avete visto nelle clip. Poi ho fatto passare anche il tubo del gasolio, che è questo qua, qua devo tagliare ancora delle fascette, ma fondamentalmente dalla pompa che avete visto prima fa tutto il giro e arriva qui al cinebasto. Non abbiamo usato il tubo originale perché fa un po' ridere, ma abbiamo usato un tubo, diciamo, standard automobilistico. Antonio stava, come avete visto prima, infilando con la marmitta, perché attualmente punta di lato e la poi vogliamo fare che punta verso il basso, perché così ci annerisce veramente tutto quanto, fortissimo qua sotto. E in più, grazie alla crimpatrice imprestata da un amico di Tony, abbiamo crimpato questi mega cavi.
ed è venuta veramente una crimpatura perfetta, cioè uno spettacolo. La crimpatrice è questa, una crimpatrice del genere costa sui 500 euro, quindi... Rotto? Sicuramente perde il tuo bagnato. Ma secondo me non perde lui, arriva da qua. Da qui va giù e si accumula lì. Lì gli hanno messo la gomma non perché perdesse, per non farlo consumare qua. Poi piccolo il tubo gli hanno messo dentro. Sì, oppure tagliato tra le due allora, scelte. Facciamo così, togliamo pressione lì. È come le clamp che mettono per le arterie. Ah sì? Sì, sai quando devo fare. Sì. Quindi adesso le rimetti come prima, più dopo ce le regolano con l'intelligenza. Sì, adesso lo misurate col calibro e le rimetto come erano prima. C'era anche di là, guarda, questa è la misura che avevo preso dal dado alla fine del filetto, guarda qua com'è, manca mezzo centimetro, vedi, cioè non era centrato bene. Io adesso la rimetto così. Sì, poi andando a mettere il volante dritto, al massimo lo chiamo e gli spiego io. Questo qua è a posto, perché qua purtroppo questi qua, essendo di plastica, sfregano. Poi arriva in un certo punto che tu neanche vedi, si sì, fa sottiglia. Un microforo e quindi facendo così li metti sotto vuoto. Sì, vedi, sì. E se ci fosse qualche foro, così abbiamo controllo tutto, solo da lì là. Qui è dalla valvola a questo punto qua. Adesso proviamo da questo punto a là, perché ci sono troppe giunte. Da lì a vedere se qui gli arriva di pressione, se qualcuno sì, sì, sì. È una cosa. Si appoggia il dito sopra. Ah, quello lì è aperto. Era quello il problema. Col dito hai poca sensibilità. Fa ridere, ma lo faccio sul labbro, sì. Tu senti, non è igienico, però è. Sì.
Il video di oggi finisce qua, in realtà questa parte qui l'avevo già registrata, ma il fantastico nuovo obiettivo Sony aveva deciso di non mettermi a fuoco, quindi adesso confido che mi abbia messo a fuoco, anche perché ti sto guardando. Detto questo, come avete visto nel video, anzi l'ultima parte non abbiamo parlato più di tanto perché abbiamo corso un sacco, abbiamo risolto tutti i nostri problemi dalla Wild Road Garage. Infatti il discorso del limitatore del turbo, che era l'ultima parte un pochettino più ostica, abbiamo capito qual era il problema, anzi l'ha capito Antonio. In pratica un tubo della depressione era scollegato, quindi mettendo un semplice tappino abbiamo risolto tutti i problemi, che fondamentalmente erano due. Appena acceso il motore andava oltre i 3200 giri, poi dopo un po' andava in protezione e si bloccava 3-2. Però comunque il tiro che aveva anche nei primi minuti quando funzionava tutto non era normale, non era giusto, perché in pratica, essendo la depressione scollegata, non andava neanche la wastegate, quindi il turbo funzionava ma più o meno non funzionava bene, cioè non regolava bene la pressione. Di conseguenza il turbo lavorava sempre al minimo e Pluto andava pianissimo. Mettendo una semplice vitina a tappare il buco, abbiamo risolto appunto tutti i problemi. Ora Pluto va come dovrebbe, che è una cosa molto bella. Poi in pratica c'erano le testine di sterzo che non funzionavano, o meglio avevano gioco, infatti quando Pluto era sul ponte Antonio ha mosso le ruote e si muovevano anche abbastanza. Di conseguenza ci ha cambiato le testine di sterzo e poi siamo andati da un suo amico a fare la convergenza. Ora Pluto ha le ruote diritte, qua sta per apparire anche una sirena selvatica, perché in realtà non sembra, ma sono appollaiato in un terrazzamento ligure, non siamo in Piemonte. Sì. Io vi saluto. Dicevo, vi saluto brevemente perché sto alquanto male. I bambini mi hanno contagiata con qualcosa che non è Covid, per fortuna, abbiamo fatto il tampone e tutto. Non è Covid, però non posso fare un discorso con questa bellissima voce che mi ritrovo, quindi ciao. Su Instagram l'abbiamo già spoilerato, ma siamo in Liguria. Sandrina ci aveva chiesto il favore di, cioè, perché Sandrina ogni estate gestisce un campus qui a Spezia e in pratica si sono ritrovati per 3 settimane veramente un po' nella cacca, perché ci sono stati un sacco di iscrizioni e non sapeva appunto da chi farsi aiutare, e ci ha chiesto e noi abbiamo detto: da una parte guadagniamo qualche soldino, dall'altra ci facciamo un mesetto lontani dal capannone a prendere un po' d'aria, e quindi abbiamo accettato. Di conseguenza abbiamo già fatto la prima settimana, siamo nella seconda settimana e ci siamo ammalati abbastanza pesantemente. L'altro giorno avevo 39 passa di febbre e sere anche. La febbre è passata in fretta, abbiamo fatto il tampone, siamo negativi, quindi è un'influenza come un'altra, che però presa in estate già con 40 gradi fuori non è il massimo, avere la febbre con 40 gradi fuori. Comunque la febbre ci è già passata, adesso ci è rimasto un grossissimo mal di gola e catarro, e quindi se mi vedete un po' sfatto è solo esclusivamente per quello. Detto questo, tornando a il video che avete appena visto, ci teniamo tantissimo appunto a ringraziare la Wild Road Garage, Antonio in particolare, perché sono una family veramente super affiatata. Abbiamo fatto le nottate tutti insieme a lavorare, abbiamo fatto pranzi, cene, ci siamo raccontati storie di viaggio, e è stata veramente una bellissima esperienza. Abbiamo conosciuto queste bellissime persone quali sono. Se volete seguirli in maniera più attenta, vi lascio il link qui sotto del loro canale YouTube, dove fanno dei video veramente molto tecnici e interessanti. E lo so che a tanti di voi piacciono i video tecnici, anche perché i nostri video tecnici sono quelli che vanno di più, quindi assolutamente andate a iscrivervi, anche perché trovate il link qui e sopra nel titolo c'è il tag. Detto questo, se avete visto il video fino a questo punto, commentate con "guarite presto", così magari ci passano questi malanni stagionali. Ah, e poi soprattutto a brevissimo, cioè forse già il prossimo video, se non quello dopo, vi diremo dove andremo in viaggio, perché infatti Antonio ci ha fatto tutti questi lavori in fretta e furia, perché poi noi dovevamo scappare qui e poi tornare al capannone per una settimana per finire Pluto di corsa, per poi fare questo mega viaggio. Quindi qui sotto nei commenti provate a indovinare dove faremo questo viaggio, è un posto totalmente fuori dagli schemi, secondo me non lo indovinerete, però se qualcuno lo dovesse indovinare vi spoileriamo la meta già prima ancora del prossimo video, che secondo me potrebbe essere molto interessante per voi e anche per noi. Però veramente pensate fuori dagli schemi, sarà un viaggio di un mese, quindi non è che andremo in America o chissà dove, però non è neanche una di quelle classiche mete qui vicino all'Italia, quindi secondo me riusciremo a stupirvi. Sarà un posto sicuramente poco raccontato su YouTube, è un posto strano, perché noi siamo strani e ci piacciono i posti strani. Detto questo, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un like, e scusate se non sono così preso bene o pieno di energie, ma sono distrutto dopo una giornata in piscina con i bambini e in più sono malato, quindi ci vediamo al prossimo video, raga. Bella, ciao.